Bene, fratelli e sorelle, vogliamo ascoltare questa parola che il Signore ci dona in questa domenica. Parola come sempre efficace e quindi non un concetto da capire, ma un'azione alla quale rendersi docili, lasciarsi lavorare da questa parola. È stata detta perché vuole fare qualcosa dentro la vita di ciascuno di noi. Sembrerebbe che questi versetti del capitolo 18 del Vangelo di Matteo volessero quasi descrivere una procedura di scomunica, i passi che si devono fare per mettere un fratello fuori dalla comunità. Lo abbiamo ascoltato, un fratello pecca, prima ci parli da solo, poi insieme a due o tre altri fratelli, poi insieme alla comunità intera, e se continua a perseverare nel suo peccato venga messo fuori dalla comunità. Sembrerebbe quasi una parola dura di giudizio. Ma il Vangelo di Matteo in questo capitolo, prima di questi versetti, appena finito di farci ascoltare quella parabola bellissima della pecora smarrita, di quel pastore buono che si prende cura di quest'unica pecora smarrita e si mette in cerca di questa pecora per poter far festa nel ritrovarla. Subito dopo questi versetti ascoltiamo un'altra parola che ci parla di perdono. Pietro che chiede quante volte deve perdonare, la risposta di Gesù che conosciamo, sempre. È evidente che questa parola che abbiamo ascoltato oggi non è un modo per mettere un fratello fuori dalla comunità, ma è la traduzione della misericordia e della pazienza che Dio ha per noi in forma ecclesiale. È così che ci viene descritto il modo con cui il Padre si mette in cerca della pecora smarrita, che lo sappiamo bene per tante cose, in tante situazioni, ciascuno di noi è pecora smarrita. Anzitutto, dice il Vangelo, se un fratello pecca contro di te, non dice se un qualche disgraziato pecca contro di te, ma lo riconosce come fratello, una dignità che ha ricevuto in forza del battesimo e che il peccato non può cancellare a meno che uno non voglia perdere quella dignità. È un fratello per il quale occorre mettere in atto tutto ciò che è a disposizione del nostro modo di relazionarci, dei nostri linguaggi umani, perché possa essere recuperato in una piena comunione. Per questo le tappe di questo modo con il quale si rivela umanamente, ecclesialmente, la misericordia e la pazienza di Dio per noi è descritto in questa gradualità: un solo fratello, due o tre fratelli, la comunità intera. A volersi prendere cura del fratello che pecca, a voler mostrare la misericordia di Dio e la sua pazienza attraverso questi gesti ecclesiali che manifestano ciò che è la Chiesa, una comunità di fratelli che possono peccare, ma che possono sempre ritrovare la strada della misericordia, che Dio lascia sempre aperta attraverso la Chiesa, la comunione dei fratelli. Solo di fronte ad una libera, volontaria ostinazione, cioè solo di fronte ad un libero rifiuto di questa possibilità di misericordia, la comunità non può far altro che riconoscere quella condizione, più che mettere fuori, riconoscere che quel fratello ha scelto
di mettersi fuori dalla comunione. Sentite come in questo c'è un insegnamento prezioso per noi, per le nostre relazioni di comunità. E quanto a volte seguiamo invece percorsi molto diversi. A volte sembra quasi il percorso inverso. Un fratello pecca, subito lo giudichiamo e non lo riconosciamo come fratello. E prima di usargli la carità di quella parola detta a lui perché possa ritrovare la strada della piena comunione, preferiamo parlarne in maniera non fraterna. Quante volte il Papa ci parla di questa mormorazione che è come un tarlo maligno dentro la comunità, maligno, diabolico, cioè che separa, che fa saltare le nostre relazioni. Quanto tempo e quante energie perdiamo dentro questa incapacità di scambiarci quella misericordia dalla quale noi stessi siamo stati raggiunti, perché se siamo qui, tanto più in questo luogo di grazia, se siamo qui è per misericordia pura di Dio per noi. Se noi potessimo nelle nostre relazioni riuscire a scambiarci anche solo qualche briciola della misura sovrabbondante di misericordia con la quale tutti noi siamo stati accolti da Lui, le nostre comunità diventerebbero il luogo dell'amore, ciò che siamo chiamati ad essere. Non ci perdiamo d'animo, certamente, questo vogliamo costruire insieme, una comunione di amore, sperimentando tra di noi, nelle nostre relazioni, la potenza della misericordia paziente che Dio ha per ciascuno di noi. E già sentite come in questo la parola, come sempre fa, dicevamo, non è un concetto da capire, vuole operare qualcosa, vuole cambiare questo nostro modo di essere e di sentirci fratelli. E dovremmo cambiare molte cose, io per primo. Ma c'è anche un'altra parola dentro questi versetti che la liturgia oggi ci fa ascoltare. Parola potentissima. Dice Gesù: se due si mettono d'accordo per chiedere qualcosa al Padre, per chiedere qualunque cosa al Padre, se si mettono d'accordo, la otterranno. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sto in mezzo loro, io sto in mezzo. La sua presenza. Senti come questa parola dovrebbe aprirci la mente e il cuore ad una contemplazione della presenza del Signore Gesù in mezzo a noi. Il Vangelo ci garantisce in questo momento la presenza del Signore. Nei diversi modi con cui questa presenza ci viene donata, il Concilio ce lo ricorda, la parola che abbiamo ascoltato è il Signore risorto che parla alla sua Chiesa. I sacramenti che noi celebriamo sono i gesti del risorto per la sua Chiesa, le sue parole efficaci per noi. La nostra comunione, il nostro essere assemblea orante è garanzia della presenza reale del Signore Gesù in mezzo a noi. Tra poco su questo altare, quella presenza reale per eccellenza, il pane e il vino consacrati, il corpo e il sangue di Gesù. Tutta l'umanità trepidi, il cielo intero esulti quando sull'altare, nelle mani del sacerdote, è presente il Figlio di Dio vivo, Lui in mezzo a noi, la sua presenza. È questo che dà forza alla preghiera della comunità e della Chiesa. Perché questa preghiera, qualunque cosa chieda al Padre, viene ascoltata? Perché la forza della sua presenza in mezzo a noi presenta al Padre la nostra preghiera come mediatore, sacerdote della nuova alleanza. E il Padre non può non ascoltare una preghiera del Figlio che ha mostrato tutto il suo amore per il Padre e per noi nel dono totale di sé. Quando il Figlio si presenta al Padre,
stando dalla nostra parte come nostro avvocato, portando dentro il cuore del Padre le invocazioni della Chiesa, il Padre non può non ascoltare. Per questo la preghiera della Chiesa ha questa potenza, la preghiera della Chiesa, cioè di quella comunione che certo dobbiamo costruire, ma che è data appunto dalla nostra concordia, dal nostro essere un cuor solo, un'anima sola. È questa concordia che rende presente Gesù in mezzo a noi, non certo semplicemente essere assemblati tutti in uno stesso luogo. È questo voler costruire insieme la comunione, che è anzitutto dono di Dio, che rende presente Gesù in mezzo a noi e che dà alla Chiesa questa potenza di preghiera. La Chiesa lo sa, quasi se ne approfitta. La liturgia, avete sentito come la liturgia sempre conclude tutte le sue petizioni, tutte le sue invocazioni con le parole per Cristo nostro Signore, che sono come un dardo d'amore dentro il cuore del Padre. Quando il Padre ascolta, noi, la Chiesa, la sposa di suo Figlio, che dice al Padre: questo te lo chiediamo per Cristo nostro Signore, il Padre non può non ascoltare. Senti come l'amore di Dio ci raggiunge con la sua misericordia, consegnandosi totalmente a noi, stando dalla nostra parte, facendoci sperimentare il suo amore. Noi vorremmo, Signore, poter aprire il cuore alla bellezza di questa parola. Vorremmo imparare relazioni nuove nelle nostre comunità, per poter crescere nel tuo amore, per poter essere nel mondo una testimonianza viva del tuo amore misericordioso per noi. E noi ti ringraziamo infinitamente di come tu ti sei consegnato a noi, di come tu stai dalla nostra parte, nostro avvocato, dando forza alla nostra preghiera che sale attraverso di te come profumo gradito al Padre. Ti chiediamo di imparare la docilità del cuore per poter essere sempre di più tuoi e perché il mondo possa riconoscerti in noi, vivo, presente. La comunità della Porziuncola ha desiderato che in questo giorno, con questa celebrazione solenne, dare il benvenuto al nuovo padre custode, padre Vittorio, e raccogliersi intorno a lui e pregare per lui, per il ministero che intraprende in questi giorni qui a Santa Maria degli Angeli, la direzione della comunità della Porziuncola, comunità piuttosto numerosa, con tutte le attività connesse al convento, quelle del santuario, della basilica e tante altre attività. È un impegno gravoso e, ecco, il padre Vittorio Viola non ha bisogno di presentazioni, però ha bisogno della preghiera e anche del sostegno, dell'amicizia, della disponibilità e della collaborazione di tutti. Anch'io, come ministro provinciale, ho voluto unirmi alla preghiera e all'augurio. L'augurio che vorrei fare a lui e alla fraternità è un po' di ricordare sempre quello che Francesco voleva costituire qui alla Porziuncola con i suoi frati, un po' come i cavalieri della tavola rotonda, una fraternità unita in Cristo che si caratterizzasse per la nobiltà degli ideali, per la nobiltà delle imprese, per la nobiltà delle relazioni, delle parole, di ogni gesto. Ecco, come anche dice San Paolo, tutto quello che è nobile, puro, santo, tutto ciò che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. E il Dio della pace sarà con voi. Ecco, il Dio della pace sia con te, carissimo padre Vittorio, col tuo lavoro, con la tua comunità. Grazie padre Claudio che mi concedi
di stare in questo luogo, e per noi è veramente un dono di grazia. Voglio ringraziare anche quanti in questi giorni mi hanno detto bentornato, benvenuti, con fratelli anche delle altre comunità che si sono uniti a noi in questo momento di preghiera. Le nostre parole rischiano sempre una certa ambiguità. Dire custode della Porziuncola rischia di essere frainteso. Qui la realtà è questa: tutti, io per primo, siamo custoditi dalla Porziuncola, ed è così che vogliamo sentirci dentro il grembo materno della Vergine fatta Chiesa, perché anche l'augurio che Padre Claudio ha fatto a noi come comunità possa davvero realizzarsi per la misericordia di Dio.